Che ruolo abbiamo noi universitari in un partito? Fondamentalmente il ruolo di un virus, perché da un lato ci sono le associazioni, i movimenti che hanno una forza prorompente nell'immediato, anche gli eventi di attualità ci stanno dimostrando come siano potenti tutte le manifestazioni che sorgono spontanee da una necessità, e poi ci sono delle attività a lungo raggio che vanno, secondo il mio avviso, che ho fatto questa scelta, esercitate nell'ambito della struttura dei partiti della nostra democrazia. E quello che come universitari, avendo l'appoggio nell'ambito dell'Italia dei Valori di personaggi di indubbia cultura interessati all'università, si sta facendo è cercare di costruire con le forze di centro-sinistra una proposta di legge alternativa alla Gelmini, che non necessariamente deve aspettare la caduta di questo governo, e speriamo di altrettanti nefasti, per essere attuata, ma che dovrebbe essere in un certo senso quasi messa in pratica, anche se solo virtualmente, perché è forte di contenuti che noi, vivendo nell'università, sappiamo essere corretti, giusti. E quando si è convinti dei contenuti di una proposta, non serve che l'approvi il Senato alla Camera, cioè sì, certo, quello la legalizza, ma potremmo in qualche modo imporla, ciascuno nel proprio ambito e ciascuno per quanto è di sua competenza. E in questo credo che la giornata di oggi sicuramente ha dato tutti gli indirizzi, che poi il senatore Pardi riassumerà, per fare in modo che un partito come l'Italia dei Valori abbia anche la possibilità di colloquiare in un ambito importante come una riforma dell'università. Grazie.